Ciao ragazzi, buongiorno a tutti e benvenuti sul mio canale Cantare in Libertà. Abbiamo già parlato tante volte della respirazione diaframmatica, ma come facciamo per capire se mentre stiamo cantando utilizziamo davvero il diaframma? Cantare in libertà. Bene, intanto c'è una puntata già sulla respirazione diaframmatica, io vi lascerò un link in descrizione, così potete già vedere i vari modi che ci sono per respirare correttamente utilizzando il diaframma e perché si deve respirare in questo modo per chi canta. Però, una volta capita la respirazione diaframmatica, quindi diciamo il modo corretto di respirare utilizzando il muscolo diaframmatico in questo modo, anziché respirazione clavicolare, perché si alzano le spalle, non va bene. Però una volta capita la respirazione, poi noi quando cantiamo dobbiamo avere coscienza di quello che stiamo facendo. Davvero lo stiamo utilizzando? Stiamo sempre respirando correttamente? Perché soprattutto se siamo da soli e siamo autodidatti, quando cantiamo non sempre ci rendiamo conto se stiamo utilizzando o meno il diaframma. Capiamo un po', quello che avviene. Vi do un consiglio per avvertire il lavoro del diaframma mentre fuoriesce il suono. Provate a svuotare completamente l'aria dai polmoni. Quindi svuotiamo. Quando avete svuotato completamente l'aria dai polmoni, pronunciate un suono. Proviamo con la A, quindi svuotiamo. Appena emettete un suono, sentite che proprio il diaframma cerca di spingere fuori l'ultima parte di aria che è rimasta nei polmoni e quindi vi accorgete di dove dovete andare sempre a pescare l'aria, in che zona dovete lavorare e come lavora il diaframma dal basso verso l'alto. Quindi provate di nuovo. Io mi accorgo proprio che il diaframma mi aiuta a mandare fuori l'ultima parte di aria che mi è rimasta. Questo è un modo per prendere coscienza di dove lavora il diaframma. Altri modi ci sono, tipo mandare fuori l'aria dal naso, fare un colpo di tosse. Insomma, sono tutti modi che ci aiutano a capire come utilizzare il diaframma. Mentre cantiamo, però, non possiamo sempre svuotare aria oppure fare colpi di tosse, eccetera. Quindi c'è un modo efficace, secondo me, che ci può aiutare in questo. Prendiamo, se qualcuno di voi ha una fascia elastica o una pancera, qualcosa di stretto, e stringiamo. Io ho preso una cinta elastica in prestito e l'avvolgiamo stretta intorno all'addome, qui all'altezza dove finisce la nostra gabbia toracica, qui sotto c'è il diaframma e avvolgiamola. Andiamola a stringere il più possibile. Ok, quando sentite questa fascia stretta, nel momento in cui respirate, voi sentite proprio questa tensione che si crea a livello addominale. E quindi mentre cantate, ogni volta che respirate, avvertite il movimento del diaframma e dei muscoli intercostali e degli addominali bassi che lavorano. Quindi in questo modo voi vi potete accorgere ogni volta che respirate se state respirando correttamente. Anche perché se non lo fate correttamente, qui non avvertite nulla. Questo è un modo per avvertire la respirazione diaframmatica mentre stiamo cantando. Quindi volevo darvi questo consiglio perché è importante gestire sempre l'aria attraverso il diaframma quando si canta per non andare mai ad affaticare la gola. Ciao ciao, alla prossima!